Buongiorno ragazze, come state? Spero bene. Allora, nuovo video vlog, barba che criccio. Come state? Spero bene. Buona domenica a tutti e a tutti. Questo è un video per parlare un po' con voi e soprattutto per tenere un po' di compagnia. Allora, buona domenica a tutte, buone feste a tutti, a tutte e tutte, bellezze e belli ragazzi. E niente, quindi innanzitutto oggi non mi trucco, però mi truccherò in serata per dargli qualche spunto su, che ne so, su un tipo di make-up natalizio, capodanno, qualche. E spero che vi possa piacere perché a me il make-up piace da morire. Quindi mi sento come hanno detto alcuni commenti in un video sotto un video di Anna Morana, per si chiama sì, Anna Morana, no, o Morana, non mi ricordo, comunque Anna, una certa Anna, che anche io mi sento come una bambina a Luna Park quando prendo le palette in mano perché sono troppo belle, ragazzi, sono veramente molto 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 belle le palette. Che io non sono Natasha Denona, le palette che io non ho Natasha Denona, come non ho Anastasia Beverly Hills, non c'ho nemmeno che ne so, Jeffree Star, ma mi accontento di quello che ho. C'ho Makeup Revolution, Douglas, c'ho Sephora, che sarebbe Opulence di Zoeva, ma va benissimo lo stesso. Spero che questo video per l'appunto vi possa piacere. Perché, se così non l'ho detto all'inizio, non lo dico adesso, mettete un pollice in su, un commento e si va, iscrivetevi per non perdere i prossimi video. E a qualora volete, seguirmi anche su Instagram come youtuber melania_8 e basta così, youtuber melania_8. Quindi nulla, intanto qua da questa parte, come vedete, c'è anche il presepe. Piace? A me piace da morire. Non so voi, ma a me piace tanto il presepe. Quindi niente, ragazze. Tra poco dovrò fare alcuni video più belli di questi. Non dico che i miei siano chissà che belli, però ci tenevo a fare un video così tanto per tenere un po' di compagnia. Nulla, non farò di nuovo il letto perché non me la sento, tanto il letto lo posso fare un altro momento. Però almeno vi tengo un po' di compagnia guardando un po' di tele. L'ho dovuta spegnere perché se no mi fa copyright e non mi sembra il caso. Volevo uscire, ma con questa giornata un po' uggiosa, anzi, non voglio dire cose che io neanche so come si dicono, però, o cosa significano. Cosa significano? Però dico, è una giornata tra il sole e le nuvole, c'è un po' il sole a tradimento, quindi direi che per oggi si sta in casa. Poi casomai domani uscirò a fare una bella passeggiata insieme a voi, che ne dite? Non parlo perché mi vergogno di fronte alla gente di parlare con la telecamera, però faccio vedere un po' il posto. Casomai nell'esportazione del video. Nel montaggio, voglio dire, scusate, vi metterò la narrazione di dove vado, ovvero che sto andando a tale posto, a un altro posto, così via. E niente. Mi trovate un po' con la voce sempre stanca, ma è perché, raga, quando prendo delle goccine per calmarmi, non sono stanca, ma affloscio un po' la voce, è normale, ragazze. Io se, devo dire la verità, non soffro d'ansia, ma un po' sì, quindi quando soffro d'ansia o quando ho altre cose che non mi fanno stare bene, o vado in proprio in escandescenza, perché la verità, ho bisogno di prendere le gocce, così sto un po' meglio, ragazze. A voi non sembra che sto male, però quando si ha bisogno e basta. Quindi non ve la prendete a male. Se ho questa voce così brutta, ma questa è cosa vi pigliate. Lo so, non è bello dire che i miei problemi su YouTube perché a nessuno frega niente YouTube. Però a me di dire cavolate oppure dire bugie non mi interessa niente. Quindi preferisco dire la verità, anche se come si suol dire non va bene la verità perché poi a un certo punto ti si può ritorcere contro. Pazienza,
Almeno così avete visto la vita vera, reale di come sono io. Già, sono un po' instabile, ma almeno riesco a stare su YouTube. Anche se non ho tutte queste cacchio di visualizzazioni, ma non me ne importa per fregare un bel niente, per non dire altro. Non me ne può fregare una cippa di po' di niente. Anzi, dovrei scrivere le cose per YouTube. Ma mi sa tanto che me ne strafrego. Le visual che ho mi tengo, quelle che ho mi tengo, mi terrò, e pace a me e buon viaggio a chi non mi guarda. Poi ho capito perché ci vuole di avere le attrezzature che uno non ha. E a me per questa cosa non è che mi fa tanto impazzire. Aspetta un secondo. Ok, questa luce non è il massimo, poi la tenda che c'è di là non mi aiuta. Vedete che c'è un po' la tenda un po' strana, curiosa. Sì, infatti. Aspettate un secondo perché. Allora, permetto che c'è la cosa sottofondo, la lavatrice sottofondo, ma purtroppo i miei video sono quelli che sono, quindi. Per forza di cosa vi beccate questi video così strani, così. Boh, non so neanche come dire. Oddio, proprio. C'è un vento pazzesco fuori. Non so come dirvelo, però. Mi sta buttando tutte le. La. Non vi dico cosa sta succedendo fuori, che non faccio neanche vedere, però. È la verità. Non sono cose belle che vi sto facendo vedere. Anzi, non ve le faccio neanche vedere, però è la verità. Cosa sta succedendo? Ci sono delle buste fuori che volano come se non ci fossero domani, quindi vabbè, no comment. E niente, allora, la luce qua non è il massimo, ma vabbè. Allora, mi sto un po' appirando perché raga, non è che ve lo ribadisco quando prendo le gocce, sembro mezza addormentata, ma non lo sono. Ve lo giuro, non sono addormentata. Sono le gocce che mi calmano, ma non affetto calmante che sembra dormita, non lo so. Sembra dormita, dormita non si dice addormentata, come la addormentata. Già. Anche se devo dire la verità, come quella canzone di Zitti e Buoni, Maneskin, fuori di testa, sembra fuori di testa, ma vabbè. Lasciamo perdere che è meglio, lasciamo perdere che è meglio. Già. E nulla. Che ne dite se chiudo un attimo la porta? Voglio evitare. Allora, ho chiuso la porta del bagno, però ho acceso anche un po' di televisione perché sennò veramente qua non si fa vita perché. A me almeno un po' di televisione la voglio, non dico proprio solo la sera, ma anche la mattina, quando faccio video, un po' di televisione me l'accendo senz'altro. Ho chiuso la porta del bagno perché c'era un chiasso assurdo della lavatrice e quindi no, disturbava un po' il video. Comunque, nulla. Ripartiamo da capo. Allora, ho fatto questo video perché ci tenevo a fare questo video anche se non mi scrivo niente, però se riesco da qui in avanti provo a scrivermi qualcosa per fare i video, ma perché ho capito che secondo me questi video sono un po' fatti così, è la cavolo di cane, ma proprio che se ne frega a me. Come qualcuno dice, non devi pensare alle visual, non devi pensare troppo ai iscritti, pensa a divertirti. E infatti è quello che voglio fare, divertirmi perché mi fa piacere divertirmi, non perché cacchio voglio le visual, perché voglio divertirmi e divertirmi e divertirmi e divertirmi. E basta così. Perché sì, perché è giusto che mi diverta. Poi quelli che vengono, gli iscritti verranno, quelli che no, mi attacco al tram e pazienza, che devo fare? Mi attacco al tram, sì. Perché se non c'ho. Vabbè, è vero, non faccio vedere tanto. Non dico tanta ciccia e ne faccio vedere tanta ciccia, tanto succo di roba tipo make up, tanta video della spesa, ce ne so, tanti video di. Come si chiama?
di novità su svuota la spesa, tipo se compro una cosa nuova ve la faccio vedere, vi dico tutti i dettagli. No, purtroppo non è così perché è mia nonna che vuole registrare i video. A voi vi piacciono i video di mia nonna, ma a me non fanno impazzire perché mia nonna sinceramente non fa i video come piacciono a me. Lo farà in ordine cronologico i prezzi, però secondo me dovrebbe dire anche gli ingredienti, perché mettete che uno è allergico a certi cibi, come fate voi a sapere cosa mia nonna dice e cosa non dice? Poi, oltre agli ingredienti, da dove pro la provenienza? Io approvo come fa Melanie del Sud, perché veramente lei è brava, è competente e sa quello che fa. Non dico che mia nonna, non sto lanciando una frecciatina a mia nonna, per carità, però dovrebbe almeno capire dove sbaglia e dove non sbaglia. Ho visto dove sbaglia e io non gliel'ho voluto dire per non farla sentire in colpa per come fa i video lei, però secondo me dovrebbe essere un po' più corretta in quello che fa. È vero, è anziana e fa quello che si sente di fare, però altro non vuole fare perché ha già avuto una vita un po' pesantuccia nel suo negozio, perché lei era un ex commerciante e adesso vuole riposare, però siccome che le piace mettersi in collaborazione con me per fare video su YouTube, video su Vuota la Spesa, ma il resto basta così, mi basta e mi avanza. I video dovrebbero essere più belli, più elastici, più tutto, nel senso, fai vedere che ne so che ne so, come si dice? Sì, la provenienza di un prodotto è importante, come anche la scadenza di un prodotto è importante. Se non fate questo, se io non faccio questo con mia nonna, come fate voi a capire di cosa tratto? L'avviso svuota la spesa è questo: rendersi utile a quello che si deve fare. E si deve soprattutto dire, aspetta un secondo. Eccomi qua. Allora, sono tornata perché no, non stavo piangendo. Stavo guardando se qualcuno aveva suonato a casa. Non ha suonato nessuno, però ogni tanto mi sembra di sentire qualcuno che suona il citofono, invece no. E vabbè, capita. Anche perché la lavatrice dà strani suoni allucinanti. Già la conosco poco con la lavatrice. Più fa dei suoni assurdi e irriconoscibili, più vabbè. Più niente, più non la conosco. La conosco per quando fa tic 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 tic, che vuol dire che ha terminato, ma il resto devo ancora imparare a conoscere. Allora, se volete sapere chi fa la lavatrice di noi a casa, fa mia nonna. Ogni tanto la faccio io, perché io ancora devo imparare bene a conoscere i tasti della lavatrice. Cioè, so mettere ammorbidente con altre cose, altri tipi di detersivi per lavare i miei panni, i panni di mia nonna, ma per i tasti devo ancora un po' prenderci la mano perché non sono tanto capace, voglio dire la verità. Ho paura di fare danni su danni, quindi prima di evitare di fare, prima di toccare i tasti che non si sanno toccare, è meglio evitare e cercare di guardare le istruzioni. È vero, le istruzioni. C'è poco da guardare, basta guardare su internet, ma internet lasciamolo perdere, è meglio guardare le istruzioni, perché io sono di quelle lì all'antica, che le piace guardare meglio le istruzioni. Le istruzioni le piacciono di più, non lo so perché sono fatta così. So come quando ero all'inizio degli anni 90, 80, sì, che si guardavano le istruzioni di tipo del telefonino, o che ne so, di qualsiasi tipo di elettrodomestico come la radio, queste robe così. Già. E niente. Attendete un attimo. Allora, niente, ragazze, sono le 11:58. Tra poco vi saluto perché si sto guardando questa cipolla perché prima era troppo messa in giù, sembrava non so cosa, una non per disprezzare nessuno, ma una signora di 80 anni. Anche no, grazie. Con tutto il rispetto che ho per mia nonna, però voglio evitare di somigliare alle vecchie ottantenne che hanno la coda tutta fatta proprio all'ingiù. All'ingiù la metto solamente quando sto facendo la maschera, capelli. Non so per che cavolo di motivo l'ho messa così. Adesso per fortuna l'ho messa un po' più
in maniera più idonea, più sufficiente, più decente, diciamo, più decente. Niente, ragazze, io vi auguro di nuovo buona domenica. Devo fare un trucco, non so quando uscirà questo trucco perché sinceramente non lo so. Sono sempre disorganizzata in tutto e per tutto. Devo vedere un po'. No, non ho sbuffato perché non ho voglia. Ho sbuffato perché sono veramente, ma veramente straimpegnata a fare altre cose. È vero, le cose le faccio in casa e anche tante, però tantissime cose. E sono impegnata a fare quelle cose che mi servono di più. Sto leggendo qualche libro in più che vorrei portarmi la recensione, ma non so quando. Poi vorrei portarvi quando qualche contenuto inerente a. Ho già mezzogiorno, complimenti. A quando disegno io, a quando coloro, come coloro con i colori pastello, queste robe così. E niente. Se questo video appunto vi è piaciuto, mettete un bel like di supporto. Un commentino e perché no, iscrivetevi a questo canale un po' sbarazzino, come si può dire, non lo so, comunque niente, iscrivetevi, attivate la campanella e perché no, seguitemi come youtuber melania-basso appunto 8 su Instagram. Un bacio. Siate attive su YouTube, sul mio canale YouTube, perché vedo già poca gente che mi segue su questo canale e anche io dovrei andare a seguire gli altri, ma come vi ho appena detto, vi ho appena accennato, ho veramente poco tempo, però il tempo è prezioso per tutti e dovrei cercare di seguire un po' tutti. Oddio, mi sembra che mi stava chiamando qualcuno. Magari dei miei zii, vabbè, lasciamo perdere. Ho altri contenuti a caricare, a dopo, ciao, un bacio.